Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Roller Coaster Tycoon 3. Pam, pam. Un altro scenario che andremo a completare a livello magnate si chiama Il Pistolero. La vecchia frontiera ti attira in un parco a tema western che sta per essere abbandonato. Preparati a estrarre le tue carte vincenti per migliorare la situazione e riporta il brivido e l'eccitazione nel selvaggio west. I nostri obiettivi sono il valore minimo del parco e la lunghezza di 8 volanti, valore minimo parco, dobbiamo arrivare a 75.000 e ripagare il prestito e avere Karaoke che vuole salire sul 2 8 volanti con almeno un livello di divertimento di livello 4. 270, vediamo quanto è, che cosa abbiamo qua intanto, se andiamo sotto. Le attrazioni abbiamo la ferrovia del Grand West. Dove sei? Sei questa? Abbiamo la Baldoria in taverna, il treno Fuggiasco, che credo sia questo, e la Baldoria in, ta ah, Baldoria in taverna. Adesso vediamo. Allora, intanto questo è il treno Fuggiasco, che posso cliccare da qualche parte? Ok, eccolo qua. 3,50 per un divertimento di 6 e 3. Allora facciamo 6. Dai. Ok, così abbiamo una. Andiamo a vedere l'altra cosa che è questo. Qua abbiamo questi. Qua c'è questo show che è un livello di divertimento di 2 e mezzo, direi come prezzo, quindi. Ok, quindi abbiamo lo show da guardare. E abbiamo il treno. Dov'è il treno? Ah, mi sa che è questo il treno. Sì, esatto. Questa non è la vera e propria entrata, ma è un treno che è fatto lì giusto per mostrarvi l'entrata possibile. E lo possiamo utilizzare. Dov'è che è? Da dove sta entrando la gente? Da qua? Sì. C'è un treno fuori dal parco. Vabbè. È giusto per mostrarlo. Allora, vediamo di sfruttare un po' quello che abbiamo a disposizione intanto per assumere un po' di staff che ci servirà, quindi andiamo pure a prendere un po' di staff. Prendiamo un meccanico, 1, 2, 3 e 4. Vediamo di educarli. Possiamo anche fare così per far prima. Il nostro meccanico e lo educhiamo. Manovale. Come al solito vi dico che questo è lo scenario, mentre ci sarà un altro episodio dedicato alla personalizzazione, al miglioramento, insomma, di tutto quello che c'è qua dentro. Quindi potete scrivere nei commenti tutto quello che volete vedere all'interno di questo parco. E sicuramente possiamo. Quanto abbiamo di prestito? 10.000 di prestito, cacchio! E il parco vale 9.000. Quindi intanto vediamo di fare un altro roller coaster. Potrebbe essere. Facciamo la corsa nella miniera? O l'ottovolante in miniera? Che differenza c'è tra questo e questo? Che questo è più figo? Questo è. Sì, questo è quello semplice. Quindi andiamo pure col trenino. Quindi 8 volante della miniera. Vediamo di dove possiamo metterlo. La gente arriva di qua. Però mi piace questa cosa qua. Quindi potrei farlo partire tipo qua sopra. Mi sembra un buon punto farlo partire qua. Vediamo quanto lungo può essere questo treno. Facciamo un treno unico da 8, va bene. Vediamo di portarlo. Anzi, portiamolo subito in giù. Una curva. Ok, così possiamo provare a incastrarlo qua dentro da qualche parte. Quindi facciamo pure la curva un po' più larga. Riusciamo ad andare verso l'alto? Mi sa di no. Quindi facciamo pure la curva stretta. Facciamo così. Ho già bucato il terreno? No, di poco però. Sa che devo fare direttamente così. Quindi andiamo in su. Vediamo
E adesso prendiamo un attimo la catena. Ce la facciamo fare questo saltino? Adesso vediamo. Scendiamo giù. Facciamo questa curva. Hop. Esatto. Allora da qua... lì non ce la fa, vabbè, però c'era quasi. Da qua scendiamo facendo la curva di qua. Andiamo di chiudere e riaprire in modo che riusciamo a fargli fare questa cosa. Ah, non riesce a fare quel pezzo, vabbè. Allora, mi tocca fare così, andare su ancora con la catena. Ah, ce l'ha fatta da malapena, ottimo però. Qua possiamo interrompere, rifar partire, così dovremmo riuscire a farcela. Qua ritorniamo dritti, andiamo in giù. Curva S. Dobbiamo cercare di scendere qua da qualche parte, quindi facciamo curva S. Incliniamo, ups, prima di andare di qua. Ah, qua è proprio lentissimo, ok. Quindi non va bene questo pezzo. Cerchiamo di fare qualcos'altro che può essere salire di qua a sto punto. C'è una bella salita da questa parte e adesso vediamo di darci un po' della spinta. Facciamo inclinati, ah, partiamo tutti inclinati, no, allora fin qua va bene, qua torniamo dritti, andiamo giù. Andiamo ad inclinarci. Ce la facciamo a buttarci qua dentro? Ce la fa arrivare qua? No, troppo alta. Però l'idea è buona fino a qua. Qua facciamo dritti. C'è una, se volessi fare una curva così, ok, eccola qua. Facciamola dritti così. Adesso torniamo dritti, andiamo in su. Eccolo, questo va bene. Quindi qua torniamo dritti, andiamo in su. Andiamo a fare così. Qua torniamo dritti. Ci incliniamo da questa parte, spirale in giù. Torniamo dritti, ci incliniamo dalla parte opposta, spirale in giù. No, perché siamo troppo vicini là. Allora da qua bisogna fare questa.
ho spaccato un po' il terreno. Se volessi andare un po' più giù lì. Non ce la fo. Proviamo così. 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 No. Mamma mia, che casino. Torniamo qua. Il fatto che non hai tanta corsa. Allora facciamo un basso attrito. E facciamo anche questa al massimo. Torniamo sulla costruzione. Qui sei tanto lento. Quindi qua ti posso far andare in giù a sto punto. Vediamo di farlo passare. Qui sotto potremmo farlo passare, vediamo se ce lo facciamo. Facciamo una curva, andiamo dritti, che non passi lì sotto. Ci passa, sì, ci passa. In teoria così dovrebbe anche essere conclusa. Proviamola anche. Mettiamo l'entrata di qua e l'uscita di qua. Vediamo un po' se funziona intanto. E vediamo anche il rating che gli viene dato. Quindi passa qua in mezzo facendo... È abbastanza corta anche. C'ha una bella salita. Quindi gira qua attorno. Scende giù, abbastanza veloce. Gira qua dentro. Qua sotto fa un'altra discesa qua, una bella discesa, seconda curva e ritorniamo in stazione. Molto molto semplice. Vediamo un po' che risultato abbiamo. Probabilmente 6, non è neanche male. Potevo far di meglio, ma può anche andare bene 6. Voglio vedere quanto lungo è, giusto per sapere. 387, avevo bisogno, se non sbaglio, di il nostro obiettivo era fare una cosa abbastanza semplice, 270, quindi siamo già a posto. Quindi vediamo di aprirlo tra un momento. Abbiamo bisogno di sete, sì, hanno sete, quindi vedremo anche di piazzare quelli. Intanto vediamo di mettere un po' di strada per uscire. Lo facciamo arrivare qua? No. Lo facciamo così. Facciamo uscire qui. Non è simmetrico, quindi non ce la faccio ad arrivare, quindi forse è meglio fare così. Così scendiamo giù qua, non tocca, quindi qua posso fare questo e adesso possiamo scendere. È esattamente come prima. Allora, intanto vediamo prima di piazzare questa. Giù, giù, giù. Ok, qua ci sta. E adesso l'uscita invece la mettiamo da questa parte. E qua facciamo così. Senza grossi problemi. Ok, e possiamo aprirlo. Vediamo di dargli anche un piccolo colore, che può essere anche sul nero. Non è neanche male. Così almeno si distingue. Mettiamo il kart tutto col pezzo di nero. La fila va bene, quindi è a posto. E direi che siamo a posto. Abbiamo anche risparmiato qualche soldino in più, che utilizzeremo per fare un paio di negozietti e cose varie. Quindi facciamo una limonata,
da mettere qua sotto, così attiriamo gente anche da questa parte. Una birra di radice da mettere qui, proprio sotto, sotto il passaggio. Facciamo un hamburger di bisonte e facciamo un copricapo indiano da mettere qua. Ci sta? Ci sta qua dietro eventualmente, ma ci sta qua dietro. Eccolo qua. Ok, abbiamo bisogno di bagni? Sì, mettiamo un bagno qua. Mettiamo un altro bagno. Qui abbiamo un po' di zona ristoro, comunque carina da vedere. Qua c'è l'altro bagno, quindi va bene. E direi che siamo a posto. Abbiamo 270. Scusate, 200, non 270. Qua cosa, che problema c'è? Rifiuti e vomito. Ce n'è tantissimo. Quindi il nostro ragazzo dovrà muoversi a sistemare il tutto. Nuova trazione giostra. 421. Stiamo sistemando un po' il parco? O devo prendere più gente? Ta-da! Intanto siamo degli apprendisti, perché abbiamo appunto fatto velocemente questa parte, che il valore del parco è la lunghezza dell'autovolante, cioè fare questo autovolante qua, che ha un po' di gente, e come vedete sta arrivando un bel po' di gente. Qui siamo meno 344, quindi va bene. Dobbiamo arrivare a un valore minimo del parco di 50 e siamo a 28 per adesso, quindi dovremo fare un bel po' di attrazioni in più. Vediamo cosa abbiamo a disposizione. Abbiamo il rodeo, che possiamo mettere qua in mezzo, no? Possiamo mettere qui in un angolo, oppure anche qua sopra. Possiamo metterlo anche qua sopra in qualche maniera, farlo arrivare. Oppure possiamo metterlo molto semplicemente in un angolino qui. Mi sembra buona questa posizione qua. Non ho abbastanza fondi, costa 400, quindi aspettiamo un attimo. Anzi, sapete che vi dico? Anzi no, aspettiamo pure. Rodeo. Facciamolo qui. Dai. 472, aspettiamo ancora un attimo, tanto dovrebbe arrivare un po' più di gente nel parco. Ok, entrata, uscita. L'entrata ci mettiamo la fila, perfetto. Test 240, vai col 2, anzi facciamo 220 e parti pure, e avanti un altro. Facciamo il laccio, il vortice, i sedili rotanti, la ruota western, quindi tutte le cose possibili e immaginabili. Facciamo questa, mi sembra molto carina, vediamo di farla così. Quanto costa? 800, quindi dobbiamo aspettare semplicemente di farla. Qui intanto stiamo risolvendo il problema, perché adesso abbiamo zero di problemi, zero problemi, e quindi qua va benissimo. Questa sta piacendo un sacco, quanto pare. Vedete che non è grossissima in intensità, non ho esagerato troppo. Andiamo un attimo sulle nostre spese e vediamo di tagliare un attimo la ricerca, perché non ci serve in questo momento, perché abbiamo già abbastanza trazioni, vedremo di sbloccarne eventualmente dopo, ma ci aiuta a guadagnare un pochino. Quindi velocizziamo il tutto. Questa direi che è molto molto ben vista e attira un sacco di gente. Qua ce n'è praticamente nessuno adesso. 2,92 e abbiamo 6. Ah, ecco cos'è. Qua torna indietro e metti 2,70. Perché mi si era... mi aveva mostrato 3 e infatti il prezzo era troppo basso, ma adesso va bene. Con 700 in teoria adesso posso mettere il vortice quasi. Ok, mettiamo, sì vabbè, non dispongo abbastanza, ma adesso vediamo di mettere l'entrata qua e l'uscita qui davanti, così quando uscite potete andare direttamente sul roller coaster. Test, vediamo di mettere l'entrata. Quanto è l'entrata? 4, vai col 3,70 e abbiamo anche il vortice. E che cos'altro ci mettiamo qua in giro? Ci possiamo mettere un laccio che può stare qua. Lo metteremo presto, quando abbiamo 600 almeno. E poi direi che abbiamo un guadagno notevole, quindi ci fermiamo un attimo giusto per ripagare il prestito e andare ancora avanti.
In teoria dovrebbe bastare, perché questo a livello... Ah, a livello di divertimento 4, quindi questo non va bene. Questo non va bene perché questo è un livello di divertimento... Adesso possiamo aumentare fino a 3, vediamo se ci entra abbastanza gente. Questo è il livello di divertimento 3, quindi o lo cambiamo oppure ne costruiamo un altro. Probabilmente la seconda sarà molto carina come ipotesi. Vediamo di mettere... Autovolante stratosferico. Quanto grosso è sta cosa? Stratosfera. Ah, ok, quello che mi spara nel cielo. Il mega ottovolante, ottovolante con giro della morte, che potrebbe essere questo, la pantera nera. Costa 11.000, lo sterminatore, la lucciola, il porco spino. Porco spino mi piace come nome. La medusa, il serpente. Il serpente a sonagli, ancora meglio. Come nome, a forma di serpente, potrebbe essere molto carino e ci costa 10.000, quindi vedremo di farlo. Voglio solo vedere intanto quanto grande è. Non è anche eccessivamente grande, cioè è abbastanza grande, ma non come... non enormissimo. E possiamo metterlo, lo metteremo qui in qualche maniera. Dovrò trovare un punto dove posizionarlo. Potrebbe essere carino farlo qui, tipo con l'entrata lì sotto. Ok, devo andare in altissimo. Ah, perché c'è tutta quella parte, vabbè. Qua c'era un punto dove me l'aveva visto. Ah, qua. E se andassi a metterlo in qua. Qui ci sta perfetto. Potrebbe stare direttamente qua così. Oppure. Il fatto che io vorrei cercare di metterlo un po' incastrato. Qui non è male. Potrebbe essere di metterlo qua. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Però serpente a sonagli sicuramente è un nome molto suggestivo. Cominciamo a guadagnare. Facciamo ancora... no, allora facciamo un po' di questo e poi vedremo di costruirlo da noi. Il laccio da mettere qui. Con l'uscita... L'entrata qua e l'uscita qua. Questo va qui e questo va qui. Test 3,81, vai con 3,5, 3,6 e apri. Probabilmente ho bisogno ancora di qualche negozietto, quindi mettiamo i capelli procione qui. Mettiamo l'altra cosa che potevamo mettere era... Le ciambelle, i pretzel in questa zona. E possiamo mettere anche il dolce pepita. E la bisteccheria. Così abbiamo una zona da utilizzare anche di qua. E vedo che la gente sta arrivando molto in questa zona, quindi molto bene. Questa zona è un poco sfruttata, quindi forse... Adesso non so se fare effettivamente l'attrazione qui. Qui potrebbe essere una buona entrata, farla salire e farla scendere da questa parte. Proviamo a vedere di nuovo quanto grande è questa cosa. Dov'è? Era l'ottovolante con giro della morte ed era il serpente a sonagli. Se io volessi metterlo tipo così, però tipo specchiato. Potrebbe essere molto carino. Vediamo anche più o meno che giri fa. Fa dei giri della morte stranissimi. Però sono molto molto belli. Quindi peccato. Cioè, vorrei sfruttare tantissimo questo design. Se lo mettessi qua, avrei l'entrata là in fondo. Questo lo possiamo mettere più in qua possibile. Più in giù possibile. Ci costa 9.700. E poi vedremo di costruirci qualcosa attorno. Quindi proviamo a fare così. Così utilizziamo questa zona poi per sistemarla. Abbiamo una valutazione del parco di 807, 450 persone nel parco, qua continua ad aumentare. Il valore del parco quant'è adesso? 44.000, quindi ci siamo quasi. Andiamo di costruire ancora la ruota, che possiamo mettere... Dimmi che possiamo metterla qua da qualche parte. Io la metterei qua.
o se no lo possiamo mettere qui. Peccato che distrugge un po' il terreno, non mi piace tanto sta cosa, quindi mi sa che non la farò qua, la farò... dove la possiamo fare? Qui in mezzo alle balle. Qui però mi piace come posto, quindi tenterò di farla qua, con l'entrata qui e l'uscita qua. Adesso vediamo di collegarle intanto che aspettiamo. Mettiamo questo, è 1,50, quindi mettiamo 1,40. Vediamo di fare il posto per uscire e per entrare. Allora giù, giù, giù. Qua possiamo fare su di qua? No, non ci arriviamo. C'è questo in mezzo alle balle. Autovolante miniera si è fermato. Qui è troppo vicino, quindi mi tocca fare così. Così dritto. Così dritto. Ancora troppo vicino, quindi andiamo dritti. E adesso possiamo andare in giù. Sono giusto giusto, però non mi piace tanto, anzi faccio fatica a fare questa cosa in realtà. Quindi facciamo pure scendere i ragazzi e facciamo giù, anzi facciamo così, andiamo in giù di qua, andiamo dritti, andiamo 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 giù di qua, andiamo dritti e andiamo giù di qua e andiamo dritti, andiamo dritti. Ok, ce l'ho fatta a fare tutta sta scala strana e adesso devo fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi vediamo se riusciamo a passare là sotto, quindi così e giù di qua. Qua per fortuna ce la facciamo. Dobbiamo purtroppo togliere questi cappelli e vediamo adesso di risistemarli. Ok, quindi abbiamo l'entrata da questa parte, apri, e adesso vediamo di mettere i cappelli. Li rimettiamo, i copricapri indiani, li possiamo mettere qui, che adesso c'è spazio. E ci aggiungiamo magari un bancomat. Così guadagniamo un po' di più. Adesso dovremmo avere il valore del parco quasi. Vediamo ancora cosa possiamo mettere. La mini ferrovia, che potrebbe essere una cosa che gira tutto quanto, ma non lo faremo per adesso, perché prima voglio riempire per bene il parco. Abbiamo le sedie oscillanti, abbiamo la giostra, una trazione che ruota e si avvita. Un burro di arachidi, è bruttissimo da vedere, quindi non la costruiamo. Ah! Ho distrutto il posticino là, adesso vediamo di risistemarlo. Tac. Cosa è successo qua? Informazione, è stato riparato, va bene. Cosa possiamo fare? Niente, ci serve aspettare un attimino di tempo. Vediamo di portare in giù, anzi portiamo su. E quanto posso chiedere di prestito? 3. Dobbiamo aspettare un po' allora. Aspettiamo un po' in modo che possiamo completare questo, magari arriviamo giusti giusti al rating che mi serve. Show del selvaggio West, l'ho già messo? È questo? Sì, è questo. Quindi niente, vediamo allora di riprendere con la ricerca a sto punto. No, dov'è la ricerca? Ferrovia del Grande West è quella che non mi interessa, quindi chiudiamola pure. Dove sei, ricerca, eccoti. Via e portiamo al massimo la ricerca, facciamo 500 e vediamo cosa riusciamo a sbloccare. Chiosco personalizzato con cartellone, non mi interessa. Tanto qua la gente sta arrivando, magari facciamo anche una campagna pubblicitaria per far arrivare un po' di gente.
Quindi si fa, non mi ricordo mai dov'è. Non posso fare le campagne pubblicitarie? Centrale visuale. Apri, compra diritti di sfruttamento del parco. No, non posso fare campagne pubblicitarie. Premi, grafici. Gestione del tratto del terreno. Vabbè, ok. Nuova attrazione trampolino. Il trampolino mi sembrava una cosa carina. Oppure potrei fare le sedie oscillanti. Facciamo le sedie oscillanti, molto molto semplice. E le facciamo. Posso farla qua? Vabbè, un po' sopra il terreno. Vediamo di metterla molto semplicemente qui. Acciaio rotante. Questa mi piace un po' di più, quindi vediamo se riesco a fare quello. Vediamo com'è. Ah, l'acciaio rotante è un'altra di queste. Non mi ispira. Corsa d'ostacoli. La corsa d'ostacoli, tu come sei? Abbiamo anche la gita nella miniera, quindi vediamo intanto di dove sei tu. La gita nella miniera è una cosa che bisogna mettere e la mettiamo qui. Mettiamo qua con l'entrata qui e l'uscita qua. Ok, test. E facciamo 2,5, anzi 2,70. Apriamola pure e mettiamo l'entrata qui. Ok, e l'abbiamo pure aperta. Ha vinto il premio del cibo migliore, se non sbaglio. Ups, ho messo questo a caso. Adesso abbiamo, sì, 50.000 ce li abbiamo, quindi non è un problema. Però mi piaceva quella corsa ai cavalli, magari le metteremo nel prossimo episodio. Allora, intanto come obiettivo abbiamo da togliere questi, quindi vediamo adesso di aspettare un pochino, accumulare un po' di soldi. In sostanza, in modo che più soldi accumuliamo, meglio è. Questa sta funzionando davvero bene, devo dire. E anche questa sta funzionando davvero bene. Cavaliere del cielo. Ah, è giusto, adesso possiamo togliere la ricerca. Tanto abbiamo preso quello che volevamo. E dovremmo guadagnare decisamente di più. Un obiettivo, come vedete, è stato raggiunto. Adesso dobbiamo semplicemente ripagare il prestito e far salire il valore del parco a 75.000. Soddisfare Karaoke, ci vuole questo che l'abbiamo fatto e ci vorrà quello che faremo. Il serpente sonagli che metteremo qua appena sarà possibile. Quindi adesso si tratta solo di aspettare un pochino e ci rivediamo direttamente quando riesco a ripagare il debito. E grazie ai poteri, come al solito, del montaggio. Ba-ba! È possibile acquistare altri terreni? Ottimo da sapersi. Adesso, grazie a questo, intanto possiamo richiedere tutto quanto il prestito possibile e immaginabile. E possiamo fare il nostro mega autovolante con giro della morte, che si chiama Serpente a sonagli. Facciamolo a forma appunto di serpente. Temo Murena, giro della morte, vai col serpente. Lo mettiamo in questa zona, allora girato così, più in giù possibile e più basso possibile, qui. Bam! Ha un colore orribile, però direi che va anche bene. Testiamolo, 6 e 12, quindi teniamoci sul 6. Questo è un bel serpentino che va in giro. Devo dire che è molto bello, serpente a sonagli come nome. E vediamo di mettere l'entrata e l'uscita. Per l'uscita facciamo direttamente così. Per l'entrata cerchiamo magari di farla più lunga, oppure semplicemente dobbiamo farla. Ops, non questa, ma l'altra voglio. Possiamo farla passare sopra? Tocca fare così. Ops.
Che giro? No, no, no. No, qua vai dritto. È arrivato il VIP, quindi pausa un attimo. Facciamo così, così. Via questo e dentro questo. Ok, quindi abbiamo una zona da sistemare un attimo. Vediamo di sistemarla aggiungendo qualche chiosco qua e là. Vediamo di mettere il copricapo, un altro copricapo indiani qua. Vediamo di mettere una bisteccheria. E una limonata in questa zona, così possiamo farlo partire. E intanto che arrivano qua, magari qua posso metterci ancora qualcosa di carino. Può essere un'altra attrazione, può essere no, può anche essere niente, perché non ho nulla di nuovo, niente di che. La corsa di cavalli, questa non è male. La corsa ad ostacoli, vediamo di farla, vediamo se ci sta. Corsa ad ostacoli, la 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 la, dove sei? Qua. Gara di moto, corsa ad ostacoli, vai col cavallo imbizzarrito, ci stai qua? Sarebbe piaciuto metterla tipo qua. Per metterla dovrò metterla esatto altissima, quindi non va bene. Se funziona a incastrarsi qua dentro da qualche parte. No. Ok, la faremo magari nell'altro episodio che tratterà questo scenario. Vediamo di provarle magari le nostre attrazioni, perché adesso abbiamo tutto. Quindi saliamo intanto sulla prima che abbiamo fatto, sul treno, che si sta riempiendo. Vediamo di fare un giro insieme a loro. Tanto qua, e poi proveremo anche serpente a sonagli. Tanto qua partiamo, si scende, curvetta e salita bella, bella, la salita giusta insomma, che ci porta più in alto. Whee! Un po' di curvetta, curva in alto, curva in basso, sotto, sotto di nuovo. E ritorniamo indietro. Vedete, è abbastanza semplice alla fine. Proviamo a fare un giro anche qua sul treno fuggiasco appena ritorna. Sembra lentissima questa. Si parte da qua? Quindi questa si basa tanto sulle accelerate, cioè va avanti, poi frena, poi va avanti, poi frena, poi va avanti. Quindi non è niente di che. C'è anche un... vabbè, pezzi un po' a caso. Bello che abbiamo la ruota davanti. E quindi abbiamo anche questa. E vediamo di fare un giro anche qua, giusti giusti sul nostro... parte già? Va bene. Devo aprirla magari prima. Sì, esatto, devo aprirla. 6,62, quindi facciamo 6,4. Karaoke, eccoci, è qua. Queste persone sono troppe, ma sono... da quando è un problema che ci siano troppe persone? Tanto la gente sta arrivando anche da questa parte adesso. Vediamo di riattivare la ricerca. E se troviamo qualche attrazione la buttiamo dentro all'ultimo. Camion dov'è? Scusate, non camion, karaoke, dove sei? Ah, sì, è proprio una... hai fatto qualcosa? Infila per vortice. Vabbè, intanto si fa un po' di giri. Possiamo mettere come imposta itinerario, ti possiamo mettere qui e qui, sicuramente. Quindi otto volanti di miniera, uno di questi possiamo toglierlo eventualmente. Togliamo tutto. Ok, facciamo tu e tu, che sono quelli che mi interessano. Tanto sta andando verso il serpente a sonagli e ci andremo anche noi. E facciamo un giro di qua appena riusciamo
Riusciamo a cambiare il colore velocemente? Giusto. Mi interessa cambiargli questo blu qua. E vediamo di mettere un bel giallo e un bel rosso. Abbiamo un bel serpente a sonagli. Sta arrivando anche lei? Dov'è? Eccola qua. Tanto due persone coraggiose stanno arrivando. Vediamo di fare il giro quando arriverà anche lei. Karaoke. Quindi dobbiamo aspettare il prossimo giro. Abbiamo l'otto volante alla deriva anche. Un po' di gente si sta accumulando in quella zona, quindi va benissimo. E siamo pronti per fare un giretto qua. Quindi buttiamoci su con Karaoke che sta arrivando. Eccola qua. Siamo proprio sopra di lei in questo caso. Vediamo di cambiare leggermente telecamera. Ok, qua siamo proprio davanti. Siamo dentro la bocca del serpente, quindi vai. Così vediamo cosa riusciamo a capire in questo. Pronti? Attenti? Via! Si parte? Non si parte più. Si parte? Si parte? Dobbiamo aspettare che entrino tutti. Forza! Ok, siamo partiti. Whee! Ok, si inizia facendo un bel giretto, si passa sotto e saliamo su. Dobbiamo cambiare telecamera già che ci siamo. Direi che quella che vede meglio è questa. Attenzione. Si sale in cima. Giretto intorno. Whee! Primo giro della morte. Secondo giro della morte di seguito. Curva. Una spirale. Che è doppia, mi sa. Dall'altra parte. Anche qua doppia. Dall'altra parte ancora. Giustamente fai sonagli. E si sale. Quindi alla fine è un grosso. Fai due giri della morte, poi arriva. Fa due giri della morte, poi arriva qua. Fa così, 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 così. Quindi fa due giri da una parte, due giri dall'altra, due giri da una parte, due giri dall'altra. E ritorniamo in base. Direi che è fatta bene comunque questa trazione. Vedete che è molto simmetrica alla fine rispetto a dove sono i due giri della morte, quindi molto carina questa cosa. E dovremmo essere a posto adesso, dovremmo cercare di impressionare lei e abbiamo un valore del parco che è di 72.000, quindi ci manca ancora qualcosa. E vediamo di ricercare l'ottovolante, ho sbloccato l'ottovolante e la deriva tra l'altro, tra le varie cose. Abbiamo il paracadute che possiamo mettere. Vediamo di velocizzare un po'. Cosa possiamo fare? Casa degli insetti. Dov'è la casa degli insetti? Probabilmente la troverò tipo qua. Ah no, era qua. La casa degli insetti. Nella casa degli insetti i visitatori possono imparare a conoscere gli insetti. Non sembra neanche male questa cosa. Mettiamo, dai, mettiamo questa giusto per diversificare un po' le cose. Qui con l'entrata. Ops, l'entrata qua e l'uscita su questo lato. Andiamo di mettergli l'entrata e l'uscita. Uscita e entrata. Perfetto, è già aperto. E quanto. Quanto vuole? 2,24, quindi facciamo 2. Ok, e abbiamo anche un caos sbloccato come attrazione, che se non sbaglio è una di queste. Eccolo qua, il caos. Tu hai i brividi, però ho bisogno di una pausa addirittura.
Abbiamo le turbomoto, Black, un sacco di gente, abbiamo un 910 di valutazione del parco. Questo direi che funziona. Arresto d'emergenza, peccato. Il valore del parco è ancora... siamo a pochissimo dal concluderlo. Quindi vediamo di mettere la prima trazione decente che posso fare. Che non sia eccessivamente grande e grossa. Questa è la giostra. Questa proprio di cavalli, quella più semplice di tutte. Che andiamo a mettere qui, con l'entrata qua e l'uscita qua. Facciamo l'uscita bene. E questa la possiamo pure aprire con un test che va 1,97, facciamo 1,70. 75.000, ce l'abbiamo fatta. La nostra ragazza, fate largo, dove sta andando? All'ottovolante miniera, sto facendo un po' di giri. Lei può farlo, quindi molto bene, salta tutta la fila e va. L'ottovolante verticale, cominciamo a avere un po' di guadagno, quindi portiamo giù anche questi, già che ci siamo. Sta funzionando il nostro parco, devo dire, alla fine. Possiamo mettere anche... Voglio salire ancora, ottimo, si è fatto il giretto. Cibo migliore, l'autoscontro, abbiamo un sacco di cose. Qua facciamo bianco, bianco e bianco. Magari ci mettiamo un po' di rosso. Ok. Facciamo marroncino. Ok, così è un pelino più carino da vedere. Cioè, almeno qua facciamo un marrone, così è un pochino più realistico. Abbiamo anche la casa del rettile da poter inserire. Che è questa roba abnorme qua. È una tartaruga gigante, bruttissima da vedere, devo dire. Voglio tornare a casa. Sta lasciando il parco e dovremmo essere a posto per diventare magnate. Vediamo se va bene a Kamiok, scusate, a Karaoke che sta uscendo. Dove sei? Non la vedo, sta già uscendo. Eccola qua. Tada, il VIP ha lasciato il parco. Sei contenta? Sì, siamo di magnate. Ottimo, è disponibile un altro ottovolante. E direi che per oggi abbiamo finito. Ci vediamo a un altro episodio di questo Let's Play Roller Coaster Tycoon 3. Abbiamo fatto un sacco di attrazioni in questo episodio. Ci vediamo appunto al prossimo scenario. Io sono Ace Brave, Namaste and be brave.